contro il Movimento 5 Stelle anche i dipendenti della Cattolica di Campobasso che non ci stanno dopo le dichiarazioni del candidato presidente Andrea Greco alle regionali del 22 aprile. Scomando perplessità da parte di alcuni dipendenti della Cattolica di Campobasso a seguito delle dichiarazioni sulla sanità privata accreditata da parte del candidato del Movimento 5 Stelle Andrea Greco. Il taglio pensato, scritto nel programma e sbandierato sulle piazze, rischia di mettere in ginocchio le strutture sanitarie accreditate, senza nessuna idea di come rilanciare quella pubblica. Eppure, scrivono alcuni dipendenti della Cattolica di Campobasso, abbiamo potuto dimostrare nel corso degli anni che la Fondazione è una struttura che può dare assistenza di qualità e equilibrare costi e ricavi. Quindi può essere senz'altro una risorsa per la regione Molise, per i cittadini molisani e per tutti i pazienti che la scelgono per farsi curare. Ma adesso capiamo che tutto è stato inutile perché qualcuno, attraverso un programma e forse suggerito da qualche burocrate interno alla regione stessa, pensa di rendere vani gli sforzi di tutti i lavoratori che hanno fatto anni di sacrifici per la struttura e di tutti quei pazienti che continuano a volersene avvalere per la qualità delle cure. È chiaro che qualora non si dovesse procedere a correggere questo passaggio nel programma, chiude la lettera di alcuni dipendenti della Cattolica di Campobasso, nessuno potrà stupirsi se il Molise perderà un centro di eccellenza che oltre ad accogliere i pazienti con competenza, lo fa pure ottimizzando i costi e quindi la spesa della Regione.